Buonasera, ben ritrovati. Finalmente di nuovo insieme per questo secondo appuntamento del Rock Talk Show. Riprendo dalle mani di Matteo Bobbi il testimone che mi ha sostituito egregiamente, ovviamente, e torneremo questa sera ad analizzare insieme, anzi a rivivere insieme quello che è successo nel primo round della Rock Up Italia, andato in scena il weekend scorso a Franciacorta. Un weekend entusiasmante, soprattutto per il numero di partecipanti, perché pensate, nelle sei categorie ben 244 piloti si sono sfidati in pista. Allora, per rivivere l'atmosfera bella, ahimè, al di là del tempo che si è creata nel paddock, musica e immagini con il nostro best of e poi torniamo qui. Thank you.
tantissimi protagonisti in pista, lo dicevamo, lo anticipavamo poco fa, pioggia e vento sono stati ulteriori protagonisti che hanno alzato l'asticella questo weekend per quanto riguarda la sfida tra i Rockers, ma nemmeno i più piccoli si sono spaventati, nemmeno i protagonisti della categoria mini rock, di cui andiamo a vedere gli highlights e poi ve li presenterò qui, quelli che saranno in studio con me. Continua il successo della Mini Rock, categoria che prevede motori estratti a sorte, messi a disposizione da Vortex. Sono ben 54 i giovanissimi protagonisti in lizza per la vittoria finale. Nelle qualifiche la pole position va nelle mani di Achille Rea, grazie al tempo di 1.09.877, nel gruppo 1. Li Lingan svetta nel gruppo 2, in 1.10.243 e si classifica secondo, mentre Alessandro Nanni e Giuseppe Noviello si posizionano terzo e quarto nella classifica generale. Quinto posto per Blasey Kostreva, che precede in graduatoria Jamie Herart. Sesto Luca Muzzolon, settimo Alberto Masotto. Alessandro Cereda è nono, Andrea Carbone è decimo. Nelle posizioni immediatamente successive troviamo Stanislav Grabowski, Morgan Zammi Tazzipardi, Benjamin Westwood, Alexander Pelikanski, Augustin Feligioni, Platon Kuvtnenko, Leonardo De Grandi, Moncilo Davus, Jessica Calleja, Flora Odin, Farel Dugat Baretta, Giulio Manzoni, Lola Mukamadiev, Vincenzo Salierno, Nikolai Pietras, Dominik Wojcik, Leo Kralev, Elias Boulier, Nikolaj Gavilovski, Radu Basescu Prikop, Mark Müller, Francesco De Luise, Francia Stravos Zozos, Kacper Kluck, Unter Fischle, Camilla Marotti, Gianmaria Ferretti, Nicolas Bertolani, Nico De Mosiecki, Daniel Hakkinen, Leonardo Lanza, Viktor Gorun, Mattia Finadri, Federico Schiavi, Shavos Derkajan, Edoardo Traina, Romeo Stanislav Stefanov, Lina Salamanca, Antonio Martin, Timoteus Pieta, Martin Isie, Emma Boschetto, Felix Sim e Ian Koinacki. Rea è implacabile nelle qualifying hits, dove coglie due vittorie su due gare in programma. Nanni mette insieme un successo e un secondo posto, risultati che gli valgono la momentanea piazza d'onore nella categoria. Kostreva coglie un top 3 e si piazza terzo, seguito nella classifica intermedia da Linga e Muzzolon. Notevoli scalate per Davuz e Pelikanski. Il francese passa da 18° a 6° mentre il polacco da 14° a 7°. La top 10 è completata da Noviello, Cereda e Kuvtunenko. La finale regala battaglie e sorpassi. Rea tiene saldamente il comando al via, mentre Kostreva, Nanni e Lingam si scambiano più volte di posizione nell'arco di poche curve. Tra i quattro Kostreva emerge come principale rivale di Rea e nel corso del secondo giro riesce a portarsi in testa. L'italiano non ci sta e dopo due passaggi riprende la leadership, con Nanni che ne approfitta poco dopo per salire al secondo posto. Il leader della corsa aumenta sempre di più il proprio vantaggio su Nanni, che a sua volta si stacca dai suoi inseguitori. La bandiera a scacchi celebra la vittoria di Rea e la piazza d'onore di Nanni. Invece, grazie a una bella rimonta nelle ultime tornate, Masotto conquista il gradino più basso del podio e anche il giro più veloce. Quarto Kostreva, quinto Davuz e sesto Lingam, il migliore degli under 10. Comune denominatore della categoria mini rock di tutti questi ultimi anni è sicuramente il successo che sta avendo la categoria dei più piccoli, soprattutto per il format in cui è stata pensata. Tanti piloti in pista, lo avete visto anche dagli highlight, ben 54 lo scorso weekend a Franciacorta, e alcuni di loro mi hanno raggiunto qui in studio, tra l'altro il bel podio della finale. Ve li vado subito a presentare. Achille Rea, primo classificato, benvenuto. Grazie. Al nostro Rock Talk Show. Alessandro Nanni. Grazie. Che è salito sul secondo gradino del podio, c'è Alessandro. E Alberto Masotto. Ciao a tutti. Terzo. Tripla A per me, per noi, dai. Comune denominatore anche dei vostri nomi. No, prima di tutto stavo guardando gli highlights, ma quanta acqua avete preso il weekend scorso? Un bel po', però non tantissima. Siete più piloti da asciutto o da bagnato? Bagnato. Achille. Tutti da bagnato?
Io ho bagnato. Sì. Anche io ho bagnato. Tutti da bagnato, cioè nessuno che mi dice che preferisce guidare con l'asciutto in condizioni più stabili, più facili. No, vi piacciono perché le sfide. Perché sul bagnato conta di più il pilota, se il pilota ci mette di più se ne può andare, invece sull'asciutto, anche se guadagni diciamo un decimo in curva, poi il motore sul rettilineo con la scia riprende diciamo chi è avanti. Alessandro, la pensi anche tu così? Sì. Alberto? Sì. Niente, quindi tutti i piloti da bagnato oggi, bello, bravi. Achille, partendo da te, se guardiamo i tuoi risultati possiamo dire che hai avuto un weekend perfetto? Franciacorta sì. Ti piace o l'ha dimostrato? La pista che ti piace di più? Dopo Sarno, la mia pista preferita è Sarno, però Franciacorta diciamo ha avuto più vittorie. Ho vinto la USK l'anno scorso, ho vinto un trofeo e ho vinto anche adesso la Rock. Sì, è stato come hai detto tu un weekend perfetto, già dalle prove libere ufficiali, vittoria di tutte e due le manche e anche la finale. Alessandro, nelle manche tu invece sei riuscito ad agguantare una vittoria o un secondo posto. Sì. Quanto è stato complicato o l'obiettivo reale era non commettere errori soprattutto per poi avere una bella posizione in griglia per la finale? Anche non commettere errori perché ovviamente sono due manche, quindi sono fondamentali, non bisogna perdere un colpo. E poi nella seconda manche ho fatto un po' più fatica in partenza, sono sfilato dietro partendo all'esterno e è stata un po' più complicata. Alberto, anche tu sei stato velocissimo, ma nella seconda manche hai chiuso solo 14esimo. Ci racconti tu che cosa è successo, un errore, qualcos'altro? In partenza partivo sesto, quinto o sesto, non mi ricordo, e sono andato fuori secondo e ho provato subito dal primo giro alla seconda curva a superarlo, però ho accelerato un po' troppo presto e mi sono girato, però sono riuscito a recuperare comunque fino alla 14esima posizione. Achille, tornando a te, qual è stato secondo te il momento chiave della tua finale? Essere riuscito poi da metà carrera in avanti a prendere il largo, andare via, a metterti dietro tutti? Allora, la partenza non è stata molto eccezionale, però quando ho passato diciamo il primo, quello col Parolin, loro hanno messo un po' di più a passarlo e lì ho preso diciamo un po' di vantaggio e lì ho diciamo avuto il momento più importante della gara. Alessandro, cosa ti è mancato per stargli dietro, per star lì con lui e poi battagliarti la prima posizione? Sono partito all'esterno, quindi anche gli altri piloti si sono fatti vedere e andavano forte anche loro e quindi diciamo ci siamo un po' ostacolati e quindi a chi l'è andato e io ci ho provato, però era difficile. Alberto, tu invece in finale ti sei risaltatissimo, sei riuscito a soffiare il terzo posto ai tuoi avversari, è un risultato che un po' ti ripaga dalla delusione del Winter Trophy? Sì, in parte dai. In parte perché la Winter Trophy eravamo proprio lì a un passo, però vabbè ormai sì è andato bene la finale. Una bella una partenza no proprio bene perché diciamo sono né bene né male perché partivo dodicesimo, tredicesimo e sono sbucato fuori dodicesimo e dopo sono riuscito, c'è stato un po' di lotta lì i primi giri, però dopo sono riuscito a superare il gruppetto diciamo quello più lento e sono riuscito ad andare a prendere l'altro gruppetto e ad arrivare a terzo alla fine. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello chiacchierare con voi, siete stati bravissimi, però io vi saluto, ma prima di salutarci definitivamente guardiamo insieme quello che è successo nella categoria Junior, gli highlight, e poi ne parliamo insieme con chi ci sarà dopo di voi. Numeri record per la categoria Junior Rock con 56 concorrenti ai nastri di partenza della prima gara di campionato. Forte della vittoria ottenuta nella Rock Cup Winter Trophy di Lonato del Garda, Lyuboslav Ryuikov apre la giornata di domenica con la pole position. Il bulgaro fa registrare un tempo di 1.05.569 nel gruppo 2, migliore di 0,281 secondi rispetto al crono del rivale Ettore Sanesi, il più rapido nel gruppo 1 e secondo nella classifica combinata.
Leonardo Monzani, battuto da Ruikov per soli 24 millesimi di secondo, risulta terzo, mentre Angelo Pecoraro è quarto nella classifica combinata. Valerio Viapiana occupa il quinto posto davanti a Sebastian Fricolet, sesto, e Cristian Romeo, settimo, e a Riccardo Brangero, ottavo. Matteo Svale e Federico Sbardellati chiudono la top ten. La graduatoria prosegue con Francesco Cocci, Marlon Di Salvo, Antoni Cossiba, Guido Bruno Bidoli, Ilias Mitaki, Antu Ranghetti, Johan Tudo Jerkan, Emilio Tedesco, Stefano Zamponi, Carlo Pongraz, Nicolò Carrara, Thomas Penn, Enrico Pietro Villa, Andriy Kruglik, Antonio Reginald Pizzonia Neto, Oscar Ildebranski, Boris Blasic, Filippo Pola, Thomas Cicoracchi, Nathan Ribecchi, Andrea Savoldelli, Leonardo Triboli, Davide Ruia, Selina Baun, Mikhail Tsitsevich, Leon Larsen, Milos Muk, Giulio Mazzolini, Marcel Kaiser, Alex Charles Toxler, Victoria Farfus, Ettore Di Domenico, Matteo Lazzarotto, Lena Pichler, Cooper Fish, Aaron Trapletti, Benjamin Borg Irimia, Liam Sekal, Chad Risman, Ivan Amman, Giulia Angelard, Riccardo Maglioli, Kim Karakilic, Mikhail Zayak, Jackson Fischele e Maxim Becker. Nessun errore da parte di Ruikov nelle qualifying heat. Il bulgaro sigla 3 vittorie su 3 gare e conserva il primo posto nella classifica intermedia. Stavolta con Pecoraro nel ruolo di primo inseguitore grazie ad un successo e 2 secondi posti. Sbardellati passa da decimo a terzo, seguito da Romeo che a sua volta risale da settimo a quarto. Sanesi scivola da secondo a quinto con Viapiana, Val, Di Salvo, Cossiba a completare la top 10. La finale vede Ruikov sfruttare al meglio la pole position. Il pilota bulgaro prende immediatamente il comando delle operazioni, seguito da Sbardellati e Pecoraro, che però retrocede settimo dopo poche curve, consegnando a Sanesi la terza posizione. Poco prima del termine del primo giro, Sbardellati attacca con successo Ruikov e diventa il nuovo leader della gara. Da quel momento in poi Sbardellati inizia ad accumulare un buon vantaggio sul resto del gruppo, mentre Ruikov deve guardarsi le spalle da un minaccioso Sanesi che al terzo passaggio trova l'occasione giusta per sorpassarlo. Dopo un totale di 12 giri Sbardellati conclude la corsa con una bella vittoria e il giro più veloce davanti a Sanesi secondo e Ruikov terzo. Viapiana conclude quarto mentre Jerkan Tudor rimonta a 13 posizioni e termina quinto, precedendo Pecoraro sesto. Ebbene sì, avete sentito bene, ben 56 i piloti che si sono dati battaglia nella categoria junior, tanto tanto spettacolo al di là della pioggia. Allora andiamo subito a presentarvi chi mi ha raggiunto in studio con me, Stefano Zamponi. Ciao. Grazie di essere qui, adesso andremo a rivedere e rianalizzare quanto ti è successo, qualche piccola soddisfazione sei riuscito a togliertela anche tu, ma andiamo anche a salutare i due ragazzi, piloti collegati, il vincitore della finale, Federico Sbardellati. Ciao Federico. Ciao. Che tra l'altro è a casa con la febbre, possiamo dirlo. Sì. Quanto alta? 38, 37 e mezzo. Ah vabbè, quindi neanche benissimo stai. Collegato invece anche dalla Bulgaria, Ljuboslav Ryukov. Ciao. Hello. Ciao. Io partirei da Federico, che ha vinto questa bella finale. Federico, decimo in qualifica su 56 piloti, poi sei salito terzo dopo le manche. Ti sei concentrato più questo weekend su come non commettere errori oppure sapevi già di poter battagliare per il primo posto assoluto? Che sensazione avevi questo weekend, considerando poi quanti eravate in pista? Sì, eravamo tanti in pista, una buona sensazione, sapevamo che avremmo potuto fare un buon risultato. In qualifica siamo stati perfetti, perché ho commesso qualche errore, però nelle manche siamo riusciti a risalire e ci hanno piazzato in una buona posizione per la finale. Ljuboslav, you were, can I say, totally unbeatable? Sei stato imbattibile sia in qualifica che nelle manche. Ma poi in finale cosa è cambiato? Questione di setup, il feeling col kart, condizioni della pista diverse? Different condition. What happened for you? So I knew that I was confident to win again.
Ero fiducioso di poter vincere anche la finale, ma proprio in finale ho avuto dei problemi tecnici che mi hanno rallentato. Nelle heat e nelle qualifiche andavo forte, ho vinto le heat, pensavo di vincere anche la finale. Ma poi, proprio in finale, mi sono ritrovato ad andare più piano, molto, molto più piano. Stefano, weekend un po' in salita per te, per quanto ti riguarda. Quali difficoltà hai incontrato nelle manche? E poi, lo dicevamo, no? Un'apertura di trasmissione, quanto vento e pioggia hanno condizionato pesantemente questo weekend. Ecco, le difficoltà anche di affrontare, su una pista come Franciacorta questo tipo di condizioni. No, innanzitutto, come hai detto, è benissimo un weekend in risalita, quindi qualifica P10 per esempio, poi siamo riusciti a recuperare fino in finale nono. Le condizioni hanno condizionato molto, molto il weekend di gara. Il venerdì non tanto, però più il sabato e la domenica, quindi c'è stato un giorno di prova sotto il bagnato e poi la domenica. E soprattutto la visibilità nelle manche, quando eri dietro un pilota era scarsa la Sì, che visibilità. immagino al di là del freddo, soprattutto anche, come dicevi, visibilità, ma anche tanta acqua in pista, no? Esatto, quindi era molto difficile anche guidare in queste condizioni. Federico, il sorpasso su Ljuboslav al primo giro è stato poi cruciale per l'esito della tua gara. Che significato ha questa vittoria per te al primo round della Rocca Pitaglia? Allora, è stata sinceramente un buon significato perché ci fa capire che possiamo starla davanti e ce la possiamo giocare per il campionato. E allora, il sorpasso su Jugoslav è stato abbastanza importante perché appena ho visto che aveva qualche difficoltà, l'ho passato e sono riuscita a scappare. E da là ho gestito la gara verso gli ultimi giri. Il passo l'ho diminuito e sono riuscita a vincere. Quindi diciamo che dopo quel sorpasso totale controllo, no? Per quanto ti riguarda. Sì. Ljuboslav, dopo la gara, come ti sei sentito per il terzo posto finale? A mente fredda, è un risultato di cui puoi essere soddisfatto? Can be happy with? No, I was very angry about it because I knew I can win the first round and already have the lead. No, ero molto arrabbiato perché sapevo che con il mio passo avrei potuto vincere. Avevo vinto tutto fin lì ed è stato davvero un peccato non poter lottare con Federico per la vittoria finale. I didn't have any chance to fight with Federico and Gaius in second place. Ljuboslav, ti ringrazio. Thank you so much to stay with us Thank you. this evening. See you next time. Federico, ringrazio anche te, ma soprattutto auguri di pronta guarigione, dai. Passa Grazie. in fretta la febbre, ci vediamo la prossima volta in pista. Ciao ragazzi. See you. Stefano, torno da te. Dicevamo un weekend in rimonta, no? Ben 11 posizioni, mi sembra, se non sbaglio, guadagnato in finale. Qual è stato proprio, come sei riuscito a fare questa bella rimonta? E quindi se nel momento in cui hai fatto questa rimonta hai la consapevolezza che se fossi partito un po' meglio, magari anche tu come loro avresti potuto lottare per il podio. Secondo me, già da quando sono partito, ho detto che non c'era niente da perdere, perché ero già 20esimo, quindi non è che potevo, cioè, tanto peggio potevo fare. Quindi ho pensato subito di passare. Primo giro, se non sbaglio, ho recuperato 5 posizioni. E quindi da lì, quando inizi a vedere che riesci a sorpassare abbastanza piloti, nella mia testa ho pensato di continuare a risalire. E basta, ecco. Secondo me è questo. Prossimo appuntamento è Jesolo. Che pista è rispetto a Franciacorta? A Jesolo l'ho provata una volta nella Mini, 2 anni fa, che a prima vista è stata una pista sicuramente più, come si può dire, più guidata rispetto alle altre perché è curva, curva dopo curva. Poi anche il tracciato è molto come si può dire, un asfalto abbastanza vecchio. Quindi è anche molto difficile da guidare e vediamo come andrà.
Vabbè, di sfide ce ne saranno sicuramente. Tra l'altro, il 14 aprile sarà quel secondo appuntamento con l'Oro Capitalia, quindi speriamo sia anche un po' primavera, che Esatto. troviate in pista nelle condizioni diverse e poi che tu possa festeggiare nel miglior modo possibile con dei bei risultati anche il tuo compleanno, perché sarà anche il tuo compleanno. Quindi, Stefano, ci vediamo a Jesolo e mi raccomando, insomma, ti faccio già l'in bocca al lupo adesso per la prossima gara. Ma prima di presentarvi i prossimi ospiti, nel ringraziare Stefano, guardiamo insieme gli highlight della categoria senior e poi torniamo qui. Super nutrito il gruppo di partecipanti alla Senior Rock, categoria che vanta 47 piloti iscritti nel weekend di Franciacorta. Campione della recente Rock Cup Winter Trophy andata in scena a Lonato del Garda, Andrea Giudice risulta il più veloce nelle prove cronometrate di domenica mattina. L'italiano sigla un tempo di 1.04.416 nel gruppo 1, 59 millesimi di secondo migliore rispetto a quello di Danny Karenini, in testa al gruppo 2 e secondo classificato. Gazi Bin Faisal Motlekar occupa la terza posizione assoluta, seguito in quarta da Riccardo Ferrari, in quinta da Riccardo Salemi e in sesta da Alexander Ruta. Tra i primi 10 troviamo a seguire nell'ordine Gianmarco Cortopassi, Giovanni Polato, Franceschi Zapla e Samuele Di Filippo. La classifica delle qualificazioni prosegue poi con Ib Ukowski, Lorenzo Bedetti, Simone Taccola, Zachary Taylor, Alex Laghezza, Alessandro Giarratano, Francisce Classota, Kylion Varvizeliev, Piotr Orzerkowski, Pietro Camerlengo, Edoardo Prioglio, Emanuele Romanelli, Mattia Gentile, Luis Moser, Luca Luongo, Luca Magnussen, Alessandro Cocchi, Riccardo Chiodo, Piotr Protasiesk, Paolo Dung Pastori, Luca Perelli, Davide Torrentelli, Tommaso Curione, Kai Stippet, Andrea Fiocco, Alberto Bernardi, Rebecca Guarguaglini, Colin Vazin, Davide Pretosi, Lorenzo Lenzi, Andrea Saporiti, Valentino Rossi, Riccardo Baccai, Jacopo Frascolla, Ludovica Miceli, Luca Davì e Fabio Silvestri. Cambia la classifica al termine delle qualifying heats, con due vittorie sul proprio ruolino di marcia. Karenini sale in testa alla categoria, spodestando Giudice, che con un successo di un secondo posto si ritrova secondo. Gazi Bin Faisal Motlekar conserva il terzo posto, mentre Di Filippo e Bedetti guadagnano rispettivamente il quarto e il quinto. Zapla, Varvizeliev, Taccola, Giarratano e Magnussen si mettono in mostra con delle belle rimonte e occupano le ultime posizioni disponibili tra i primi 10. Ferrari, Polato e Salemi scivolano indietro, tutti e tre per aver collezionato un ritiro nelle manche. Inizio movimentato nella finale di domenica pomeriggio. Karenini mantiene salda la prima posizione al via, ma Giudice rimane incollato al pole sitter. Karenini però finisce fuori pista, lasciando campo libero a Giudice. L'errore costa caro al poleman, che finisce alle spalle di Motlekar, Bedetti, Giarratano, Cortopassi, Taccola, Zapla, Bernardi e Potazievic. Senza perdere la speranza, Karenini inizia una furiosa rimonta e da decimo è già terzo dopo 6 giri, con i soli Giudice e Motlekar a separarlo dalla vittoria. Però ancora una volta l'italiano compie un errore e questo permette a Giudice e a Motlekar di tirare un sospiro di sollievo. Giudice si aggiudica meritatamente la vittoria, la seconda consecutiva contando la Rock Cup Winter Trophy, mentre a Motlekar va il secondo gradino del podio. Karenini è terzo davanti a Bedetti, Taccola e Postazievic. Partito sedicesimo, Ferrari si classifica settimo. Sono stati 47 i piloti nella categoria senior che si sono dati battaglia tra di loro, ma anche contro le condizioni atmosferiche. Due di loro sono qui, mi hanno raggiunto in studio. Ve li presento subito, tra l'altro prime volte per entrambi nel nostro contenitore di informazioni, nel nostro Rock Talk Show. Andrea Giudice, Buonasera. buonasera a te, ben trovato, benvenuto al nostro Rock Talk Show. E Gazi Motlekar, ciao. Thank you so much to be here with us. No problem, thank you for having me. Primo vincitore e secondo classificato. Quindi partirei da te. Innanzitutto domanda per entrambi. Lo abbiamo detto, no? Leitmotiv un po' di questa serata sono state le condizioni meteo che avete trovato difficili questo weekend. Quanto è stato complicato e cosa è stata la cosa più complicata, Andrea? Allora,
È stato parecchio complicato trovare il feeling giusto, perché penso che sul bagnato sia la cosa più importante da trovare, il feeling, il modo giusto per spingere sulle gomme, la pressione anche da trovare giusta da parte del team. Per fortuna anche il sabato è stato bagnato e quindi abbiamo Quindi diciamo che la avuto, linearità di sì, condizioni esatto, vi ha permesso di costruire bene il weekend. abbiamo avuto alcune prove da poter fare il giorno prima della gara. E ci sono servite molto, soprattutto per me, perché il bagnato non è proprio il mio forte, insomma, e quindi ci siamo un po' messi a posto in quel senso lì. Per il resto, poi la gara è andata tutta sull'acqua alla fine. Alla fine c'è stato qualche sprazzo di sole, però non è servita ad asciugare la pista. Abbiamo fatto anche la finale sull'acqua. E niente, per me è andata abbastanza bene alla Aspetta, non fine. bruciare le No, tappe. no, Adesso no, no, arriviamo a parlare anche di come speriamo. sono andate le gare. Gazzi, quanto è stato difficile confrontarsi, affrontare questo tipo di condizioni? In my opinion, quite easy. Penso che per me sia stato abbastanza facile guidare sul bagnato. Di solito mi trovo bene sul bagnato ed è una situazione che esalta le qualità del pilota, quindi si può vedere cosa sa fare ogni driver. Andrea, entrando un po', insomma, nel particolare di quanto ti è successo, cosa hai pensato quando Danny Carenini ha commesso quell'errore al primo giro? Cioè, in quel momento lì hai capito, ecco, posso farcela, posso vincere? È stato quello lì il Allora, frangente. la mia strategia iniziale era mettere pressione a Danny, perché comunque dentro di me sapevo di avere anche un po' meno passo rispetto a lui. Quindi la mia unica strategia era i primi giri, stargli addosso e probabilmente è servito, perché lui ha commesso quell'errore, è andato lungo e mi si è spianata la strada davanti, insomma. Però non è stato affatto semplice, perché avevo la pressione di Gasly dietro. E comunque lo vedeva lui in pista che stava ritornando su molto, molto in fretta, quindi ho dovuto stare concentrato e mantenere un buon ritmo senza commettere errori fino alla fine. Alla fine è andata abbastanza bene, dai. Gazzi, ti avevamo già visto prima nel Rock Cup Winter Trophy, ora al primo round della Rock Cup Italia. Era la tua prima volta nella Rock Cup. Cosa ti è piaciuto di questo campionato e della categoria senior? Senior Rock Category. I first move because it was In un primo tempo ho scelto la senior perché è molto simile alla categoria OK dei campionati FIA. Sono venuto qui per fare più ore di guida possibile. Mi sono adattato abbastanza bene e non ho trovato grandi differenze rispetto all'OK. Mi sono adattato abbastanza velocemente. Andrea, io credo che, insomma, abbiamo riguardato anche prima tutti insieme gli highlight, che la tua sfida con Danny sia piaciuta a tanti, no? In pista e poi anche a chi ha rivisto gli highlight. Cosa ti è mancato per batterlo invece in qualifica e nelle manche? Allora, come detto prima, il passo era migliore il suo. Sul bagnato, appunto, no, non è il mio forte, quindi io speravo in tutti i modi che si asciugasse la pista. Però alla fine abbiamo cercato, insomma, di fare il nostro meglio, di fare io non commettere errori, mantenere un ritmo costante tutta la gara. E probabilmente questo qui è quello che ci ha premiato alla fine, perché lui ha commesso un errore all'inizio e anche a metà gara un altro. E questo qui, diciamo, ha compromesso la sua gara e ha beneficiato della mia. E alla fine ho chiuso primo alla bandiera a scacchi. Gazi, sei soddisfatto, sei felice di questo podio o secondo te era possibile alla fine duellare con Andrea giudice per la vittoria? È sempre meglio finire P1, ma Andrea era un po' troppo veloce per me. Alla fine della gara avremmo potuto vincere. Ma bisogna fare le scelte giuste al momento giusto. Next race, prossima gara, Jesolo. Sì, ci sarò a Jesolo. Che caratteristiche diverse ha Jesolo rispetto a Ah, Franciacorta? sicuramente un altro concetto proprio di pista, una pista molto tecnica, molto stretta, è un po' considerata anche la Monte Carlo dei kart, e, quindi totalmente diversa rispetto a Franciacorta che è velocissima con tutti questi grandi rettilinei, quindi ci sarà da trovare anche un giusto assetto, alcuni aggiustamenti sul motore e poi io penso che saremo competitivi anche We will see you in Jesolo too. We'll see. Vedremo, vedremo. But have you already tried the Jesolo track?
A Jesolo non ho mai girato con niente di simile al rock senior o all'OK. Vedremo. Ok, we'll see. Grazie ragazzi, thank you so much to stay with us. E noi andiamo avanti, facciamo un passettino. Highlights della categoria Expert Rock e poi torniamo insieme. La pioggia e il vento di Franciacorta caratterizzano e influenzano l'andamento della gara della Expert Rock, che offre una griglia di partenti con ben 20 piloti. Nella sessione unica di qualifica Andrea Sorbello precede tutti grazie al miglior tempo di 1:05.816, un crono più rapido di soli 94 millesimi rispetto a quello fatto registrare dall'australiano Tyler Greenbury, secondo classificato. I compagni di squadra Paolo Baselli e Alessandro Viganò sono rispettivamente terzo e quarto, mentre dietro di loro troviamo Filippo Repetto, Marco Beretta, quinto e sesto. Settimo Adrian Markiewicz, ottavo Gianni Zani, nono Angelo Ardito e decimo Roberto Nali. La campionessa in carica Sonia Ptachkova è undicesima, seguita da Daniel Zajac, Fabio Cretti, Gianluca Rubiolini, Riccardo Petrola, Michele Zampieri, Riccardo Pini, Tino Donadei, Marco Nannavecchia e Romano Calogero. In gara 1 il colpo di scena arriva già in pre-griglia, con Baselli costretto al ritiro per un problema tecnico. La corsa scatta con Greenbury subito in testa, abile a sorpassare il pole sitter Sorbello, nonostante la traiettoria esterna. I due piloti accumulano già un buon vantaggio sul resto del gruppo, guidato da Viganò e da Zajac, quest'ultimo partito dodicesimo. Al quarto giro Sorbello lancia la tart call su Greenbury, all'ultimo tornante in frenata si toccano. L'italiano passa il comando mentre l'australiano scivola in sesta posizione. Sorbello diventa presto imprendibile, al termine dei 10 minuti più un giro taglia trionfante il traguardo nonostante 3 secondi di penalità aggiunti sul tempo finale per il contatto con Greenbury. Quest'ultimo riesce a rimontare fino al secondo posto mentre Zajac sale sul gradino più basso del podio. Quarto posto per Viganò davanti a Repetto e Beretta. Nel primo pomeriggio un forte acquazzone costringe i commissari sportivi a sospendere l'attività in pista e a cancellare la seconda gara del weekend. Qualcosa dagli highlights, dai race report, l'abbiamo intuito, non è stato un weekend facile per i ragazzi della Expert Rock, ma nonostante questo abbiamo visto davvero dei bei duelli, uno show mozzafiato. Ne parliamo insieme a loro, a chi mi ha raggiunto in studio, Andrea Sorbello, ciao. Buonasera. Ciao. Tyler Greenbury, from Australia. Ciao. Ciao. E Marco Beretta. Ciao, buonasera a tutti. From? No, scherzo. Brianza. Un po' più vicino, from Brianza. Andrea, partirei da te. Al via della gara di domenica, Tyler ti ha soffiato il comando. Hai commesso qualche errore al via e in quel momento hai pensato che ti avesse fregato o no? Non ho fatto una gran partenza, ho perso un po' di lancio. C'è da dire che lui è stato molto bravo a fare una gran partenza e ci ha fregato un po' tutti. I primi metri ho detto va, ormai perso, è andato via, perché comunque ha dimostrato di andare forte già da sabato sotto l'acqua. E appena ho avuto un po' più di grip nei primi giri sono riuscito ad andarlo a prendere, a recuperarlo, e avevo l'occasione di passarlo e non me la sono lasciata scappare. Tyler, we were speaking about... Stavamo parlando della tua bella partenza, la tua fantastica partenza. Qual è stata poi la strategia che hai voluto adottare nei primi giri su Andrea Sorbello? Andrea. Sì, la partenza. Ho avuto una piccola incertezza perché non pensavo fosse valida. Poi ho trovato uno spazio all'interno e mi sono buttato dentro. Mi sono messo in testa e il piano era di andarmene via. Got to the lead and... And then yeah, it was just the aim was just to try and get the start and then and see what happened from there. Marco, invece tu rispetto ad Andrea, compagno di squadra, sei partito due file indietro. Quanto è stato poi difficile recuperare considerando poi le condizioni che avevate in pista? Sicuramente è difficile recuperare perché non si vede nulla. Quindi il grande problema è stata la visibilità. La visibilità incide.
ho avuto un piccolo problemino a livello di carburazione e quindi il loro passo era difficile da tenere, ma i tre che avevo davanti giravamo pressoché uguali, solamente facevamo un po' di elastico perché non riuscivo a uscire dal lento e quindi mi davano quei 2-3 metri che poi recuperavo nella parte veloce. E con l'elastico così è difficile infilarsi dentro per passare. Quando lui è uscito di pista l'avevo dietro, l'ho tenuto per 2-3 giri, poi con la cattiveria che ha si è infilato e mi ha passato, per poi passare anche tutti gli altri. Però è stata una bellissima gara sotto l'acqua, divertente. Peccato solo una manche, ecco, tutto qui. Andrea, racconti tu il contatto con Tyler, insomma responsabilità immagino che tu te le possa prendere considerando poi la penalità. Esatto, il contatto c'è stato, non è stato voluto di... Tra virgolette, sì, certo, non volevo non dire che cercato il contatto. Che non è stato intenzionale, però certo. Così vicini, insomma, non è rimasto abbastanza spazio tra noi due, ci siamo toccati, lui è scivolato un po' più in là. Mi spiace di averli rovinato un po', perché avrei preferito battagliare con lui tutto il resto della gara e soprattutto mi dispiace anche non aver fatto gara 2. Perché, per le condizioni. Sì, sì, sì. A griglia invertita, quindi per me sarebbe stata la prima volta, avremmo potuto dimostrare ancora la nostra velocità e divertirci anche in quest'altra occasione qua. Tyler, quanto il contatto con Andrea ha rovinato la tua gara o pensi che comunque sarebbe stato difficile batterlo, in your opinion? Sarebbe stato bello vedere come sarebbe andata nel finale la lotta tra noi se non ci fossimo toccati. Purtroppo invece ci siamo toccati ed era proprio a inizio gara, quindi ho perso molte posizioni e ho dovuto risalire il gruppo. Ripensandoci forse mi sarei dovuto allargare un po' di più, ero abbastanza arrabbiato con me stesso per non aver lasciato più spazio, ma è stata comunque una bella gara. Marco, hai un anno in più di Andrea, di esperienza nella categoria. Sarebbe troppo bello avere un anno in più di Andrea. Come si aiuta un compagno di squadra in questo senso con un po' di più esperienza alle spalle? Diciamo che ha più esperienza lui di me, anche se è il primo anno che lui fa rock insieme a me. Ci scambiamo ovviamente un po' le problematiche che ci sono durante il weekend. Sotto la tenda abbiamo un ottimo rapporto e di conseguenza ci aiutiamo a vicenda. E in questo particolare weekend, con tutte le difficoltà delle condizioni che avete trovato, quali sono state le informazioni più importanti che siete riusciti a scambiarvi e che vi hanno aiutato? Sicuramente per un discorso di carburazione e di traiettorie. Dove andavo più veloce io, lui guardava me e io di conseguenza guardavo lui con le telemetrie. E questo per me fa tanto come per lui e speriamo che l'anno sia favorevole. Obiettivo di quest'anno? Proviamo a vincere il campionato. La posizione adesso è ottima. E già volevamo fare un ottimo risultato a Lonato, anche le forze che c'erano in campo erano grandi, e l'obiettivo l'anno l'abbiamo raggiunto, Franciacorta l'abbiamo raggiunto e adesso passo passo ci vediamo a Jesolo e vediamo. Obiettivi del tuo anno, della tua stagione? I don't know, I wasn't even racing. Ma non lo so, non avrei nemmeno dovuto correre questo weekend. Avrei solo dovuto portare qui il mio team dall'Australia con i miei 7 piloti. Poi mercoledì mi hanno detto, se vuoi correre puoi. Avete un go-kart per me? Quindi è così che è andata, è saltato fuori questo weekend. Una buona gara per me, ho potuto fare un po' di allenamento. Insomma, non pensavo nemmeno di correre. For me this was just a...
I don't know, it just happened out of nowhere. So I wasn't even going to race. Mi piacerebbe tornare e poter fare un'altra gara, ma vediamo come va. Correre qui, che esperienza è stata? Sì, sì, mi è piaciuto molto. Ho corso in passato in Australia, ma correre qui è stato grandioso. Vorrei poter tornare. Obiettivi del tuo anno invece? Migliorare quello dell'anno scorso. A parte ringiovanire? Magari. Migliorare rispetto all'anno scorso per poi presentarsi alla Super Final sperando di vincerlo. Va bene ragazzi, grazie di essere stati qui con noi. Thank you so much to be with us tonight. Grazie. State qui perché vediamo insieme il race report della categoria Super Rock e poi ne parliamo insieme. In costante e continua crescita l'adesione alla Super Rock, la categoria monomarcia più performante della Rock Cup, con 29 iscritti alla prima gara. Brando Pozzi mette tutti in riga in qualifica con il miglior tempo di 1:04.358. Domenico Cicognini insegue in seconda posizione a 112 millesimi da Pozzi, mentre gli svizzeri Antonio Lagrotteria e Sergio Koch occupano rispettivamente la terza e la quarta piazza. Cristian Canonica si posiziona quinto davanti ad Alexander Bogunovic sesto e a Niccolò Cappottelli settimo, a Riccardo Martinello ottavo. La classifica prosegue con Alessandro Arri Bernardini, Matteo Favero, Luca Fiorenti, Renius Jeidling, Matteo Berruti, Alex Desario, Linny Hauser, Riccardo Cocozza, Alessandro Cocozza, Manuel Gritti, Sacher Rotke, Alessandro Zini, Chiara Bolognini, Thomas Carnovali, Simone Donchi, Edoardo Iacobucci, Mattia Gafforelli, Edoardo Montoro, Gabriele Cucinotta, Matilde Seregni e Cristian Giovanni Signoretta. In gara 1 Pozzi non sbaglia nulla dalla pole position e mantiene il comando, mentre Koch, con una brillante partenza dalla quarta posizione, sale al secondo posto, ma Cicognini lo spodesta dopo poche curve. Anche la Grotteria nel corso del secondo giro riesce a sorpassare il compagno di squadra Koch, acquisendo la momentanea terza posizione. Nonostante la pista notevolmente bagnata, Pozzi ha pieno controllo della corsa. Cicognini tenta di raggiungere il leader della corsa ma non riesce nell'impresa. Con 1,235 di vantaggio è Pozzi a tagliare per primo il traguardo. Invece la Grotteria è costretto al ritiro al penultimo passaggio e consegna il terzo posto nelle mani di Koch. Bogunovic chiude quarto davanti a Canonica quinto. Purtroppo a causa del maltempo che ha sospeso l'attività in pista nel pomeriggio, la seconda gara in programma viene cancellata. Beh, il tempo atmosferico è stato uno dei grandi protagonisti, direi indiscusso, del weekend. Ha condizionato anche pesantemente la categoria Super Rock, però diciamo che abbiamo comunque visto e assistito a tanta azione in pista. Per parlarne qui con me in studio ve li presento, mi hanno raggiunto Domenico Cicognini, ben trovato. Ciao. Ciao Domenico. Prima volta Matteo Favero. Ciao a tutti. Ben arrivato. Collegata invece dalla Svizzera Lynn Niehaus. Ciao Lynn. Ciao a tutti. Ben trovata anche a te. Partirei però da te, Domenico. È iniziata una nuova avventura per te, al di là di un nuovo anno, con un nuovo team. Cosa significa per te, cosa ha significato per te questo cambiamento e come ti sei trovato a Franciacorta, dato che è la primo round della Rock Cup Italia? Per me è una sfida nuova e giustamente abbiamo voluto iniziare a partire dal primo round della Rock Cup Italia e quindi proseguire per quello che è tutto il proseguo della stagione. E come ti sei trovato per questa prima uscita? Per ora mi sono trovato molto bene, abbiamo provato un po' poco purtroppo per le condizioni meteo, per come sono state appunto le gare, però per ora è andata molto bene. Ma quando si cambia un team c'è da affinare, bisogna trovare equilibri nuovi anche con le persone con cui si lavora, procedure. Cos'è il cambiamento più grosso? Sicuramente il cambiamento più grosso in questo caso particolare è stato proprio il materiale, perché è totalmente appunto materiale diverso, mentre per quanto riguarda le persone comunque sono diciamo tutto un team che comunque conoscevo già abbastanza da tempo
quindi per me è stato solamente un abituarmi un po' al materiale nuovo e cercare di farlo un po' il più in fretta possibile, In perché condizioni non facili, quindi sì. immagino che anche quello abbia avuto la sua parte. Assolutamente. Matteo, cambiamenti anche per te, perché nel 2023 correvi in senior, quindi passaggio di categoria. Perché questa scelta quest'anno e che differenze per ora hai trovato? Ovviamente ricordando sempre che è un po' un punto di partenza questo dell'anno. Sì, allora, il motivo principale per questo cambiamento è, tra virgolette, molto semplice, più che altro per questioni di budget, dato che io ho già un motore ROC DWS, quindi la ragione principale è praticamente quasi solo questa. E differenze principali, beh, ovviamente anche la potenza, che abbiamo qualche cavallo in più, e molto più divertente anche appunto per questo motivo correrci in pista, e anche perché l'ok mi ha sempre affascinato un po' di più il fatto che sia un motore molto leggero, molto più semplice, tra virgolette, quindi mi affascina molto di più, ecco. Lin, tanti piloti, no? Abbiamo visto in azione a Franciacorta anche nella vostra categoria. E immagino che anche vedendovi correre, no? L'asticella si sia alzata. Quanto è stato stimolante per te? E poi aggiungo anche il fatto, o stimolante o difficile, dover affrontare Franciacorta in quelle condizioni? Di poca Sì, è stato visibilità, di pista bagnata, bello. tanta acqua in pista. Sì, allora che abbiamo un po' più di piloti, la nostra categoria è stato bello perché così il livello si è alzato anche un po', però soprattutto è sempre più bello di avere i duelli così con tanti piloti. Questo weekend è stato un po' difficile per noi per le condizioni bagnata perché io non ho tanto esperienza. Ma soprattutto sono soddisfatto con il weekend perché abbiamo trovato un bel setup e così è andata abbastanza bene. Lin, torno da te tra poco. Domenico, sei stato l'unico in grado di rimanere vicino, non incollato a Brando Pozzi in gara. Che cosa ti è mancato poi alla fine Ah. per soffiargli la vittoria? Penso che, come hai giustamente detto, eravamo i due che sul bagnato andavamo di più e avevamo un ritmo che era proprio veramente, veramente simile, perché giravamo veramente al millesimo tutti i giri. E lui è riuscito a prendere nei primi due giri, tre giri, è riuscito ad andare via un po', a prendere quei gap, di un secondo e tre. E poi è rimasto veramente simile per tutta la gara, quindi appunto girando veramente uguali, siamo rimasti lì tutta la gara, ecco. Matteo, prima gara 2024 sei arrivato vicinissimo alla top 5, gara 1 alla fine, insomma, sei dovuto continuare in sesto posto. Soddisfatto? Soddisfatto a metà o secondo te avevi le performance, le capacità anche per puntare al podio? Allora, diciamo soddisfatto, sono abbastanza soddisfatto, anche perché diciamo non ho tutta questa esperienza sul bagnato, anche se è una condizione che comunque mi piace molto. E, soddisfatto a metà perché in qualifica non sono riuscito a ottenere il massimo risultato che volevo, infatti mi sono piazzato Decimo. decimo, che non era proprio la posizione che secondo me mi rispecchiava. E per questioni diciamo di traffico che ho trovato in pista non sono riuscito a fare un giro pulito e quindi mi sarebbe piaciuto appunto partire magari un po' più avanti e vedere se riuscivo magari a recuperare qualche posizione in più, ecco. Lin. Riguardavo un po', pensando all'anno scorso, in campionato sei arrivata settima. Qual è il tuo obiettivo personale di questo 2024? Puoi mettere il podio, non in gara, nel senso nel finale della stagione, puoi pensare di arrivare tra i primi tre classificati in campionato? Può essere un tuo obiettivo personale? Sì, esatto, il mio obiettivo è chiaramente di arrivare in alto al classificato di questo anno e sono motivata a fare il mio meglio. Va bene, Lini, io ti ringrazio. Ti auguro buona Grazie serata. anche a Grazie di te. essere state con noi.
Domenico Matteo, ringrazio anche voi. Alla prossima, mettiamo l'ultima marcia, ultima categoria, i light della Shifter Rock e poi ne parliamo insieme. Immancabile la Shifter Rock, la categoria dei cartamarce della Rock Cup nel round inaugurale del campionato. Tra i 38 piloti al via a distinguersi in vetta alla classifica delle qualifiche è Riccardo Rigodanza con un tempo di 1.02.307, fatto registrare nel gruppo 1. Mattia Limena comanda il gruppo 2 con un crono di 1.03.727 e si piazza alle spalle del rivale italiano nella classifica combinata. Adrian Labuda agguanta la terza piazza mentre Marco Vannini si posiziona in quarta. A seguire troviamo Daniele De Martis, quinto, Fabrizio Morardo, sesto, Samuele Leopardi, settimo ed Elio Show, ottavo. Completano la top ten Luca Gianassi e Victor Martinodi, rispettivamente nono e decimo. Alle loro spalle troviamo Felipe Resenberger, Manuel Daziano, Federico Squaranti, Davide Cordera, Roberto Manducchi, Marco Acquarella, Giacomo Pellegrino, Marco Chiarello, Leonardo Saba, Pietro Fioravanti, Edoardo Villa, Boris Cutaia, Victor Jimenez, Alessandro Foresto, Andrea Zemin, Ferrando Giacomo Pegazzano, Massimo Pezzucchi, Edoardo Sabatino, Mattia Rossetti, Riccardo Franciosi, Cristian Lovi, Pietro Gobbi, Paolo Fracasso, Andrea Liberti, Leonardo Boccardi, Edoardo Mormorelli, Gabriele Bensi e Francesco Buffa. Cammino perfetto da parte di Rigodanza nelle qualifying heats con due vittorie su due gare, risultati questi che gli assicurano la pole position per la finale. Una vittoria e un secondo posto sono i risultati di Limena secondo, mentre Vannini colleziona due terzi posti e sale in terza posizione. Labuda è quarto, Daziano rimonta da dodicesimo a quinto, De Martis è sesto. Lo schieramento dei primi 10 sulla griglia viene completato da Odin, Leopardi, Morardo e Cordera. Allo spegnimento dei semafori della finale, Rigodanza e Limena sono subito ai ferri corti, ma il pole sitter tiene alle proprie spalle i rivali. Rigodanza semina i propri inseguitori già dopo poche curve, mentre un Limena in difficoltà concentra le proprie energie nel difendersi da Odin, Labuda, Vannini e Leopardi. Al terzo giro Odin sorpassa Limena e guadagna immediatamente un buon margine, ma Rigodanza vanta già un distacco tale da non essere colmabile. Perso il secondo posto, Limena duella con Vannini, ma finisce in testa coda al tornante e coinvolge proprio quest'ultimo lasciando Leopardi, Daziano, Labuda e Chiarello a battagliare per il podio. Nel frattempo, a suon di giri veloci, Rigodanza è ormai irraggiungibile e transita in solitaria sotto la bandiera a scacchi. Odin chiude secondo, mentre Leopardi precede Daziano. Invece Labuda e Chiarello mandano a monte i loro sogni di gloria all'ultimo giro. Sfide infuocatissime per quanto riguarda la categoria Shifter Rock, anche se la finale ha avuto un unico grandissimo protagonista che è qui con me, ci ha raggiunto in studio, Riccardo Rigodanza, ben ritrovato, complimenti per il tuo weekend. Grazie. Ma non solo lui, bravi anche a voi, Victor Martinodin, ciao, ciao, bentornato, e anche Manuel Daziano, ciao, buonasera. Ciao, ben ritrovati anche a te. Vabbè, possiamo partire da Ricky, mi hanno detto che sei stato un missile, lo abbiamo un po' intravisto anche dagli highlights e in finale diciamo che non ti sei proprio risparmiato, ma è stato tutto così semplice? Di semplice penso non ci sia nulla, però sì, dai, diciamo che è andato tutto bene dall'inizio alla fine. Segreti della performance di questo weekend? Segreti, non esistono segreti, purtroppo. È andato tutto bene, abbiamo trovato la quadra, sia io nello stile di guida che in tutto l'assetto e tutto quello che ci va dietro. La pioggia ti ha esaltato? Cioè, più con la pioggia dal cielo, le condizioni della pista? Diciamo che mi hanno aiutato nel fare questa performance. Victor, per te c'è stata una battaglia, no? Nei primi giri per il secondo posto. Quale secondo te è stato il punto più critico nelle fasi iniziali della finale? Più critico. Inizialmente è stato difficile sfilare davanti, cioè nel gruppetto di quelli davanti, partendo settimo. Poi sorpassare Limena, essendo un pilota di esperienza, è stato difficile,
però ce l'ho fatta al terzo giro, mi sembra, e da lì ho fatto il mio passo, sono andato. Manuel, nel finale di gara invece tu hai dovuto, cioè hai avuto tutto ben da fare con Leopardi e anche il duo Labuda-Chiariello. Eri concentrato più sull'attacco o sulla difesa? Diciamo che ero più concentrato sulla difesa, perché sentivo che il pilota dietro ne aveva più di me e io non riuscivo a superare le Leopardi, e allora mi sono concentrato più sulla difesa. Ricky, questa voglia di questa vittoria è un po' anche una rivincita del Winter Trophy, del Rocca Winter Trophy. Lì cos'era andato storto? Allora, diciamo che di sicuro è stato, ci voleva, dopo tutta la sfiga della Winter, che ogni manche ne ho avuta una, diciamo che è stata una soddisfazione riuscire a portare tutto a casa alla prima tappa. Quindi sì, dai, è stata la rivincita, una soddisfazione anche, oltre che una rivincita. E per Franciacorta c'è stata una preparazione particolare? No, è stato dopo la gara, siamo andati lì, dopo la gara della Winter, siamo andati lì dal venerdì, abbiamo girato un po' sull'asciutto, un po' sul bagnato, quindi no. Victor, è stato davvero imprendibile, Ricky, questo weekend, o ci hai sperato a un certo punto di riuscire a provare a dargli fastidio? Inizialmente, quando sono passato davanti a Limena, ho cercato di intravederlo, poi quando ho visto che mi ha dato quasi mezza pista ho detto cerchiamo di staccare quelli dietro e tenere il passo, basta. Manuel, tu hai sperato il podio. Ritieni comunque soddisfacente quello che sei riuscito a raccogliere questo weekend? Sì, sono soddisfatto perché le qualifiche non erano proprio andate molto bene e siamo riusciti più o meno a trovare la quadra del telaio e sì, mi reputo soddisfatto. Prossimo appuntamento, speriamo con condizioni migliori prima di Rili, visto che è il 14 aprile, visto che Jesolo, pista che vi piace? Sì, bella, un bel tracciato, tecnico e divertente. Victor? Un po' che non ci giro, però bei ricordi. Ma non ci ho mai girato. Mai girato? Mai. E come si affronta una pista in cui non sei mai girato? Qual è l'atteggiamento quando andrai a Jesolo ad aprile? Sarà difficile, specialmente a impararla in fretta, anche perché non ci sono tanti giorni di prove, che penso che andiamo giù il venerdì. E bisogna riuscire a impararlo in fretta e mettere a posto il telaio e vedere come andiamo. E poi dare del gas. Ragazzi, io vi ringrazio, l'appuntamento ve l'hanno dato loro. Secondo round, Rocca Pitalia, 14 aprile, la pista di Jesolo, e quindi mi raccomando non potete mancare. Buona serata.